Ciao a tutti e a tutte e bentornati in un altro tutorial di Uncinetto. Anche in questo tutorial continueremo a fare le maglie di fondazione, cioè il modo alternativo di avviare un progetto all'uncinetto. Di solito, come sappiamo, prima si fa la catenella di base e poi sulla catenella si costruisce il resto del lavoro. Con questo nuovo metodo si lavorano insieme prima e seconda riga, cioè la maglia di fondazione è la combinazione di due maglie insieme. Una è la catenella e l'altra è la maglia che volete usare per il vostro progetto, per la seconda riga, per il secondo giro. Dunque, il modo di avviare è sempre lo stesso. Facciamo il capietto e due catenelle come per la maglia bassa, così anche per la mezza maglia alta facciamo due catenelle. Io ne farò una perché il modo con il quale io avvio il mio capietto di base, già come potete vedere, è già di per sé una catenella. Dunque, per fare la mezza maglia alta facciamo un gettato. Portiamo qui alla prima catenella l'uncinetto, prendiamo il filo, lo portiamo avanti. Come potete vedere abbiamo tre fili sull'uncinetto. Ora facciamo un gettato e facciamo passare il filo attraverso la prima asola. E abbiamo ancora tre asole sull'uncinetto. Perché? Perché la prima maglia che abbiamo fatto è la catenella. Adesso andiamo a fare la maglia mezza alta, quindi un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole ed ecco tutta la maglia completa, cioè la combinazione. Guardate bene che si lavora in modo verticale per costruire questa riga, ma poi si continua regolarmente come di solito lavoriamo con l'uncinetto. Ancora, adesso dovremmo inserire l'uncinetto qui, vedete questo filo qui, questa è la nostra catenella, quindi facciamo un gettato e andiamo a inserire qui il nostro uncinetto e qui e qui prendiamo le due maglie insieme. Bisogna prendere le due maglie. Dunque facciamo il gettato e passiamo il filo, lo portiamo avanti e abbiamo tre asole sull'uncinetto. Adesso facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso una delle tre maglie. Perché? Perché così abbiamo già fatto la nostra catenella. Il passo successivo è un gettato e passiamo il filo attraverso le tre maglie, quindi completiamo la maglia mezza alta ed ecco qui già abbiamo fatto le nostre prime maglie. Ancora un gettato e ecco qui vedete, qui andremo a inserire il nostro uncinetto. Dunque, facciamo un gettato, andiamo a inserire qui l'uncinetto, i due fili, passiamo il filo, lo portiamo avanti e abbiamo tre fili, tre asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso la prima asola e abbiamo creato la nostra catenella. Adesso il gettato successivo ci aiuterà a fare la maglia mezza alta, quindi un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole. Per continuare siamo qui, questa è la nostra catenella, lavoriamo sulla nostra catenella, un gettato e inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo i due fili, vedete, portiamo il filo avanti e filo sull'uncinetto e passiamo il filo attraverso la prima delle tre asole e abbiamo creato la nostra catenella qui.
ancora un gettato e andiamo a fare la mezza maglia alta, quindi passiamo il filo attraverso le tre asole insieme. E questo è il modo in cui lavoreremo fino ad avere il numero delle maglie necessarie per il nostro progetto. Dunque, un gettato e andiamo a lavorare qui, su questo punto qui. Inseriamo l'uncinetto, ecco le due maglie qui, prendiamo il filo, lo portiamo avanti, 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso la prima asola perché, come abbiamo detto, stiamo facendo prima la nostra catenella, poi un gettato e andiamo a fare la maglia mezza alta, quindi il filo passa attraverso le tre asole. Ancora andiamo a lavorare qui dove è la nostra catenella, quindi gettato, inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo, lo portiamo avanti, un gettato e passiamo il filo attraverso la prima asola ed ecco la nostra catenella. Adesso andiamo a fare la mezza maglia alta, quindi un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole rimanenti. Sempre qui lavoriamo perché è la nostra catenella, un gettato, inseriamo l'uncinetto qui, vedete, portiamo avanti il filo e andiamo adesso a creare la nostra catenella, quindi un gettato e passiamo il filo attraverso la prima delle tre asole ed eccola la catenella. Adesso per creare la nostra maglia mezza alta, un gettato e passiamo il filo attraverso le tre asole come normalmente facciamo per fare la mezza maglia alta, scusate. Ancora qui andiamo, questa è la nostra, vedete, questa la nostra catenella, un gettato e andiamo qui, dunque inseriamo il filo, ecco le due asole che abbiamo preso qui, prendiamo il filo, lo portiamo avanti, 3, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e andiamo a fare la catenella, quindi passiamo il filo attraverso la prima delle tre asole e ci rimangono sempre 3 asole sull'uncinetto, ancora un gettato e passiamo il filo attraverso le tre rimanenti asole. Un'ultima volta, stiamo lavorando qui dove è la nostra catenella, un gettato, inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo, vedete, i due fili, portiamo avanti il filo, un gettato per fare la catenella, che è la prima maglia delle due, ancora 3, abbiamo ancora 3 asole sull'uncinetto, un gettato e andiamo a fare la mezza maglia alta che consiste nel far passare il filo attraverso le tre asole. Ancora un'ultima volta, un gettato, andiamo a inserire qui l'uncinetto dove è la nostra catenella, prendiamo i due fili, è molto importante prendere i due fili, portiamo avanti il filo, un gettato, passiamo il filo attraverso la prima delle tre asole, però ci restano ancora tre asole qui sull'uncinetto e dunque andiamo a fare un gettato e passare il filo attraverso le tre asole come facciamo normalmente per fare la maglia mezza alta ed eccola qui, è già pronta per, vedete, pronta per lavorarla, perfetta, elastica. E in questo modo evitiamo anche il fastidio di perdere qualche punto quando lavoriamo facendo prima la catenella di base e poi la maglia, e in questo modo non rischiamo di perdere i punti. E poi continuiamo a lavorare così, quando avremo
fatto tutti i punti, il numero dei punti che, di cui abbiamo bisogno, continueremo a lavorare in questo modo, come facciamo sempre, no, nulla cambia. Le maglie che vi indica il progetto saranno sempre le stesse, non cambia nulla. L'unica cosa che cambia è questa prima parte. Per il resto, questo metodo può essere utilizzato per qualsiasi progetto. Per tutto il resto, questo metodo può essere utilizzato per qualsiasi progetto, per qualsiasi schema, quindi va bene così. Bene, spero di esservi stata utile, grazie per essere stati con me, alla prossima volta, ciao.